Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle. Peccato un pochettino per questa ombra, ma cercheremo comunque di rendere le carte visibili. Location diversa dal solito, il video ha sempre validità dal momento in cui lo visionate. E se vi fa piacere, lasciatemi pure commenti perché sono molto utili per me per comprendere quanto di questi interattivi vi giunge, anche solo come sincronicità o come intrattenimento. Andiamo ad analizzare una situazione con una stesura collettiva che prevede 5, 6, 8 domande. Sono molte domandine perché hanno una tematica simile e le ho raggruppate per analizzare questa storia dove tu e lui avete un grande amore. Lui è un po' bloccato, ha una situazione ufficiale, però è molto premuroso, fa tante cose per te. Tu mantieni un po' la tua posizione che non è assolutamente di chiusura perché sei dolcissima con lui, però vorresti che lui prendesse una decisione per il vostro futuro. E ovviamente la stesura collettiva ha esito diverso per ciascuno di voi perché il punto di partenza non sarà mai uguale. Io cerco sempre di far comprendere questo concetto con l'esempio delle addizioni. Se tu sei un 2, lui è un 3, l'altro è un 4 e aggiungiamo a tutti un 5, che è la stesura che apparentemente vale allo stesso modo, il risultato però sarà diverso. Ecco perché è possibile trovare delle sincronicità e degli spunti di riflessione. Poi voi sapete benissimo che è necessario fare attenzione ai canali fake che si spacciano per il mio o anche per quello delle colleghe che vi contattano questi canali fake per imporvi dei lavori con loro e quindi poi sono delle truffe, ma per approfondire con un consulto personale. Per contattare me, l'unico modo è l'email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com e vi rispondo nell'immediato. Non ho mai smesso di fare consulti, solamente il giorno di Natale e Capodanno, quindi poi in realtà le attese sono davvero brevi, visto che mi dedico esclusivamente a questa attività e non è un'attività che passa in secondo piano rispetto ad altri miei interessi. Quindi assolutamente una cosa importante che spesso mi chiedono, no, per il consulto immediato. Quando c'è disponibilità rimane sempre tutto uguale. Io non faccio mai tariffe diverse o prezzi alti perché il consulto è immediato, no, assolutamente. E per i dati personali, poi lo sai chi fa i consulti con me, massima privacy, ma è sempre fondamentale, diciamo, fare in modo di poter consegnare la ricevuta fiscale. Che è importantissima, ma tanto non vi arriva a casa solo per email. Quindi siamo tutti tranquilli, tutelati, regolari e cos'altro? Io direi di cominciare. Vi ricordo che parlo al maschile verso una donna solo per convenzione, che metto le carte al dritto, ma comunque le interpretiamo per come si danno. Se in futuro dovessi utilizzare questa location con la tenda color oro, cercherò in modo, una maniera per evitare quest'ombra e per mettervi di nuovo su una piccola lavagnetta le carte al dritto. Ma in qualche modo riusciremo a fare tutto. Inoltre, se vi fa piacere sostenere il canale, iscrivetevi qui su da qualche parte, c'è il tasto iscriviti. C'è anche il tasto con la campanella, quello è solo se volete delle notifiche immediate ogni qualvolta viene pubblicato qualcosa, ma se date un senso, un significato a quella immediatezza come sincronicità del messaggio che deve raggiungervi. Per il resto, direi che noi possiamo assolutamente incominciare. La prima domanda è una domanda in più a quelle che voglio fare e che faremo, ed è, voglio tre carte, capire la dinamica karmica che c'è comunque tra voi due. È fondamentale per avere una chiave di lettura. Qualcosa che in questo momento è fermo, rallentato, vediamo se riesco ad evitare un pochettino quest'ombra, ma che prevede comunque un'evoluzione, uno svolgimento e soprattutto questo mezzo di trasporto deve condurre in una qualche direzione che diventerà un punto d'arrivo. E il personaggio trasportato, che comunque manifesta una calma di fondo e quindi riesce a superare anche l'ostacolo di una qualsiasi, no, transenna tirata giù che prima o poi verrà comunque rimossa, è un personaggio nobile. C'è una nobiltà d'animo e di intenti. Il vostro destino pacificarsi, pacificarvi. In questo caso bisogna fare squadra. Beh, nel 5 di spade le interpretazioni possono far pensare tanto a persone diverse che entrano in conflitto, un conflitto che non porta poi alla fine da nessuna parte,
quanto a un percorso di consapevolezza del personaggio che dal voler avere ragione alla fine si alleggerisce di questa ragione che è solo un peso, e qui abbiamo una sorta di disperazione di chi osserva il sentimento che forse ha messo in secondo piano quando razionalmente ha tentato di avere la meglio in un'eventuale discussione. In questo caso, diciamo che le carte più che a una discussione fanno pensare a delle preoccupazioni prese un pochettino troppo seriamente che appesantendo vanno a rallentare ulteriormente un percorso comune che già di per sé non è molto spedito in questo momento. Quindi una cosa importante per quanto riguarda il vostro destino è cercare di non appesantire ulteriormente con preoccupazioni e pensieri ciò che già di suo in questo momento sembra procedere in maniera molto lenta e a volte sembra dare l'impressione quasi di essersi arenato questo destino in una quotidianità che diventa reiterare sempre gli stessi gesti senza andare da nessuna parte, perché poi alla fine tra voi qualcosa c'è. Certo, però non evolve. Allora la domanda è: ok, mi metto il cuore in pace, cioè trovo quella centratura fondamentale per capire che le due sfingi, quello che noi siamo insieme e le conflittualità interiori che ciascuno di noi reca nel proprio cuore, devono andare nella stessa direzione, onde evitare appunto, no, di arenarsi nel nulla, perché un presente che non porta a niente, non essendo più neanche il passato, il punto di partenza diventa davvero un nulla. Allora la domanda è: se riusciamo a trovare questo equilibrio insieme e singolarmente, verso dove andiamo? Affrontarla questa confusione. Avrei voluto prendere solo due ca tre carte, ma in realtà non bastano. E bisogna portare chiarezza in questa confusione avendo il coraggio di tagliare tutti quei rami secchi per quanto riguarda i sentimenti. D'altronde abbiamo nel 5 di bastoni proprio la presenza dei rami, che dire secchi del tutto non sono, in quanto sono dei rami che hanno ancora dei germogli. Il bello delle nostre carte di bastoni, che di per sé potrebbero attecchire, mettere radice e portare frutto, ma in questo caso vengono agitate, quindi c'è un'agitazione di fondo nelle azioni che vengono compiute come conseguenza di una non serenità nei pensieri. Questa non serenità non riguarda forse entrambi, ma di riflesso quello che preoccupa lui poi preoccupa anche te. E lui è comunque appesantito, in questo caso, dalla situazione ufficiale, che in qualche modo deve comunque portare avanti o pensa di dover portare avanti, di non essere libero di lasciare questa barca, prendere le distanze, di avere responsabilità delle persone che ha intorno e della donna che ha al suo fianco. Il problema grande è che anche qui non si va da nessuna parte, perché questa non è una relazione che viene recuperata, non è che lui opta per la relazione ufficiale. Quindi come destino comune c'è ancora il dover affrontare questa situazione che non va da nessuna parte. Beh, è lui quello che deve svincolarsi da un fardello inutile. In questo caso, quello che tu puoi fare, visto che ti trovi nella posizione di colei che deve raccogliere le conseguenze di un'azione comune che vi rende dipendenti l'uno dall'altra, in che senso? Tu dipendi anche dal suo grado di libertà d'azione, quindi lui non può muoversi più di tanto, tu non puoi pretendere più di tanto, comunque non lascia andare, puoi in qualche modo cercare, no, di far comprendere che sei stanca, i sentimenti non li neghi, però un po' inizi a prendere anche l'atteggiamento di chi vuole sottrarsi dall'assecondare un andazzo che non è assolutamente un qualcosa di né utile né auspicabile, perché se non si recide alla base, la pianta continua a dare gli stessi frutti e quell'indecisione di fondo che evidentemente ti ha fatto anche soffrire nell'oggi diventa anche per te una sorta di stress. Quindi allora tu riesci a mantenere la posizione di colei che aspetta, ma non aspetti più in una posizione comoda e quindi questo inizia a farti smaniare. Le carte non ce lo vogliono dire in questo momento il destino dove vi vuole portare, però noi non ci fermiamo e continuiamo a chiedere prima di passare alle altre domande. Il destino vuole portarvi ad affrontare che cosa? Questa situazione tra alti e bassi. Ma guarda, sinceramente, non dipende da lui, o meglio, dipende da lui, ma non sarà lui a prenderla la decisione. Ti
Ti potrai imporre tu con il tempo. E in che senso? Guardandolo negli occhi e parlando in maniera molto chiara e diretta. Credo che fino a quando tu riuscirai a sopportare questo stato di cose, continuerete con la dinamica del due di pentacoli, quindi alti e bassi, avvicinamenti, allontanamenti ed equilibri precari, ad andare avanti così per come avete fatto fino ad ora. Lui, ripeto, ha addosso un profondo senso di colpa che poi ha anche un'incapacità ad agire, prendere in mano la situazione e decidere. Non dà il taglio con il vecchio, non lascia ovviamente il nuovo perché non vuole lasciarti, quindi è una persona che rimane in una sorta di limbo. Questo limbo non si concretizza in nulla. Il rischio è che voler tenere assieme tutti questi pensieri, perché poi generano anche preoccupazione, può portare proprio a un certo punto a quel rimorso, rimpianto, a quella disperazione. Dinanzi a un sentimento che avrebbe potuto vivere con maggiore leggerezza e quindi che avrebbe anche potuto vivere in modo molto molto più profondo. Non è semplice perché quel mare che rischia di perdere come orizzonte di partenza con te è lo stesso mare che superficialmente tiene a galla la barca della sua relazione ufficiale, che è poi una zattera come due naufraghi dove lui cerca di dare la direzione, ma davanti ci sono sempre le spade del sei di spade, cioè pensieri che non si superano, non si risolvono, non portano da nessuna parte. Beh, non è molto semplice la situazione. Bisogna sì che lui trovi il coraggio di imporsi, non verso di lei o verso di te, ma verso se stesso. È qui che lui sbaglia. In realtà lascia che tutto proceda, non molla nessuna delle due realtà. Vediamo a che punto è, perché questo blocco sembra per l'appunto ancora in alto mare. Vediamo se ci sarà uno sblocco a breve, se prenderà in mano la situazione non per assecondare l'onda, ma per andare anche controcorrente. Il remo tra le mani lo ha lui nel sei di spade. Il tentativo di andare controcorrente è un qualcosa che può tentare, poi magari non riesce, un altro paio di maniche, ma il tentativo no, lo potrebbe benissimo fare. E in questo caso abbiamo una persona che con te ci vuole assolutamente stare, questo è certo. Una persona che quando sta con te è felice, solo che in mezzo alle altre persone mostra, ma fino a un certo punto. Quindi che cosa abbiamo in questo caso? Cercando sempre di rendere le carte visibili con meno ombra possibile, abbiamo un personaggio che tenta comunque di difendersi, non da te, ci mancherebbe, in realtà anche dagli sguardi indiscreti di chi potrebbe riferire. Ma lui, in questo momento, al di là del fatto che il blocco ancora non sia stato superato e che continui a vivere in una condizione di incertezza, ma lui lo vuole però superare questo blocco per poter finalmente stare con te. Ma superarlo, certo che vuole superarlo, però resta ancora convinto del fatto che se non accade qualcosa di eclatante all'esterno, se non si sblocca qualcosa a livello proprio di evidente, è difficile che possa essere lui a cambiare la sua sorte. Quindi tu sei fondamentale per lui, la tua vicinanza è fondamentale per lui, ma soprattutto la tua saggezza, saper stare un passo indietro, ma non perché sei la donna di seconda categoria, no? Il piano B, assolutamente, ma perché voi avete a che fare l'uno con l'altra alla luce del sole in mezzo all'altra gente. Questa è la carta dell'imperatore, un imperatore che deve avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e mettersi in gioco, quindi prendere davvero in mano quello che è nella carta dell'imperatore lo scettro e quello che è nel 6 di bastoni può essere il remo e quello che è nel 5 di bastoni è una delle tante idee confuse in quello scontro tra i personaggi della carta. In un certo qual modo è partire da uno dei dubbi, affrontarlo e andare poi in fondo in battaglia, perché è ovvio che non sarà una situazione semplice quella con la donna ufficiale. Perché lui però non lo fa ancora, visto che lui riconosce la gran fortuna che ha nell'avere a fianco una donna come te, che alla fine non è che gliele manda tutte dritte, tutte giuste, ma lo sa attendere, ecco. Allora, non trova le parole, non ha l'argomentazione giusta, teme quella che può essere la risposta di questa donna. Allora, il punto è che lui dovrebbe mettere in discussione il rapporto sentimentale, palesando in maniera evidente un grande amore verso un'altra donna che rappresenta il suo futuro punto d'arrivo, la vittoria, la coppa. Abbiamo i due delfini, l'andare nella stessa direzione, mi sento un infame, come glielo dico?
e come giustifico poi tutto quello che può essere successo nel frattempo alle sue spalle. Lei sospetterà, capirà quello che io possa aver fatto quando lei non era lì al mio fianco. Quindi il suo timore è più che altro il subire una sorta di processo a ritroso con il dito puntato contro, è una cosa che tu hai sempre fatto. Questo non vorrebbe sentirsi dire. Perché però non vorrebbe sentirsi dire una cosa del genere? È perché non può semplicemente comunicare il fatto che lui ama follemente un'altra donna e che in fondo non potrebbe mai dimenticarla. Allora, lui non vuole passare per quello che ha distrutto tutto, che va a distruggere tutto, che potrebbe distruggere tutto. Cioè, è proprio un danno d'immagine, ecco, quello che lui non vorrebbe subire è il danno d'immagine. In questo caso, con il 9 di bastoni, una situazione si sblocca con qualcuno che paga, con qualcuno che trova modo e maniera di andare oltre quel carro fermo di prima. Cerchiamo di capire in che senso, perché la domanda è se la situazione si sblocca, se il suo blocco a che punto si trova, se si sblocca. La risposta è sì, e le carte continuano a far capire che se si sbloccherà non dipende da lui, ma da quanto credito tu darai a lui nonostante le sue azioni, le sue parole, i suoi comportamenti, le sue mancanze, le cose belle che fa, perché comunque questa è una metamorfosi totale, a un certo punto la cesura netta col passato ci sarà, indietro non si torna. La pesantezza dell'oggi, quello che dicevamo prima, non doversi sobbarcare, no? Questo peso aggiuntivo che non porta da nessuna parte, verrà soppiantata questa pesantezza dalla leggerezza di questa farfalla. Nuovi occhi, un nuovo orizzonte, riuscire ad andare oltre un orizzonte vecchio potrebbe voler dire essere riusciti ad andare oltre le spade del 6 di spade, che a seconda di come orienti la barca sono sempre lì dinanzi. Però c'è questa donna, e questa donna che sta pagando, che sta quindi saldando qualcosa, e nel saldare questo qualcosa la macchina ferma, come il carro fermo, si rimette in movimento. Allora potrebbe anche darsi, effettivamente, lo vedremo con un'altra domanda, che qualche fattore esterno, all'improvviso, inaspettato, può sbloccare la situazione, e magari dipende anche dalla sua donna ufficiale, cioè il tuo dar credito a lui equivale al tuo saper aspettare. Quindi non vi perdete per strada, anche se quella strada ad oggi non porta da nessuna parte. La persona alla quale lui dovrebbe e vorrebbe parlare, ma non trova le parole giuste, è assente e manca. Potrebbe essersi assentata, allontanata, proprio perché ha trovato di meglio. Quindi la situazione all'improvviso potrebbe volgere a vostro vantaggio proprio quando non ve lo aspettate. Vediamo un attimo, vediamo un po' cosa ci dicono queste carte. Allora, innanzitutto come vanno le cose con la moglie in questo momento? Proprio nel momento attuale, che tipo di situazione sta con questa donna? Allora, nel momento attuale, che cosa abbiamo? Malessere, compagnia e vedovo. Quindi non è che vanno proprio d'amore e d'accordo, perché se abbiamo una condizione, una percezione di solitudine a livello di vedovanza all'interno di una casa dove alla compagnia, no, è sopraggiunta una fase di malessere, però vediamo meglio perché questa compagnia in fondo non è la soluzione al malessere, bensì è ciò che quel malessere va ad avvelenare, ad annullare. Non abbiamo nulla da dirci. Potremmo dirci tante cose, il libro è bianco, non c'è nulla scritto, non c'è nessuna parola scritta su quelle pagine. L'amante è che lui sta da un'altra parte. Allora, cioè, dalla parte di ciò che ha realmente valore per lui, tu hai valore per lui, lui ha valore per te, nel concetto di quel denaro di prima, proprio reciproco riconoscimento dell'importanza nella vita dell'uno e dell'altra, proprio della vostra persona. E vi pensate, secondo me, costantemente, perché lui dentro casa non voglio dire che sta lì a litigare, anzi, forse è più un soprammobile, con la testa è da tutt'altra parte, è attratto da ciò che lo appassiona non è tra le mura domestiche ed è in profonda crisi, quella crisi che per l'appunto dovrebbe portare a quel gran cambiamento che però sembra voluto anche da lui, ma non in grado di metterlo in atto da sé, da solo. Quindi morte, metamorfosi che deve portare. È per questo che non lo fa.
Allora, in questo mazzo io utilizzo sempre, anzi di questo mazzo, la carta del Gran Signore e quella del Signorino per parlare di questioni di narcisismo e egocentrismo. Viene fuori un atteggiamento narcisistico, non perché lui lo sia, cioè questo si fa un sacco di problemi, cioè stringere. Ecco perché si va avanti per forza di inerzia, non si arriva da nessuna parte, non è una situazione che si risolverà a breve. È necessario un pochettino smuovere queste acque perché altrimenti è una calma piatta che muove ancora più lentamente gli eventi perché non ci sono neanche fattori esterni che fanno, no, all'improvviso naufragare il tutto. Per usare immagini che possano, no, riconnettersi e riallacciarsi alle immagini che abbiamo visto prima, alle carte che abbiamo voltato. Quindi abbiamo questa situazione piatta, qui si galleggia rimanendo in superficie, non si affrontano le problematiche nel profondo, si va per forza di inerzia, il remo non è uno scettro tra le mani, ma è solamente un ramo secco utilizzato, no, per spingere in avanti qualcosa che in realtà ormai è agonia, il malessere, il malato, che dovrebbe andare verso la morte per liberarsi, dove poi quella libertà, come appunto libertà dalla condizione che mi genera questo malessere, dalla condizione dentro casa, potrebbe essere una nascita, una ripartenza. Se riparto in maniera diversa, allora ecco che c'era la carta dove pagando la macchina ferma in panne si muove, quindi il carro iniziale si rimette anche lui in movimento. E tutto questo avverrà, ma c'è una tempistica lentissima che dipende non da te in primis, ma da lui e da quello che evidentemente deve accadere intorno a lui per far sì che anche tu possa avere un ruolo più attivo. Sicuramente non ti vuole perdere, sicuramente prova dei sentimenti, sicuramente è coinvolto, c'è amore, dentro casa bene non sta, ma lui la preoccupazione dell'immagine agli occhi degli altri ce l'ha, la famiglia, gli amici, i conoscenti. Io non voglio che mi additino come quello che ha tradito, come quello che ha lasciato, come quello che si è fatto i fatti propri, come quello che ha scelto il suo vantaggio. Come glielo faccio a far capire quel lasso di coppe? Come glielo faccio a far capire l'amore che provo per l'altra donna, cioè te? Quindi questo sta in quel 5 di bastoni, sta in panne, cioè sta in panne come il carro ha la sua volontà che dovrebbe trasformarsi in azione, sta fermo lì a guardare le balle, quelle di fieno che si vedono nei film western che passano, no? Con il vento e poi c'è il deserto intorno, d'altronde il varano di prima ha fatto terra bruciata, sembrava proprio di stare in mezzo ad un canyon con nulla, solamente gli ostacoli, no? Le pietre da superare. Quindi sicuramente c'è un vissuto interiore molto conflittuale in questo momento e vediamo se per esempio questa donna effettivamente si muoverà magari verso un altro interesse, un altro uomo, perché la situazione dentro casa è quella che è, poi magari la sopportano, fanno un buon viso a cattivo gioco, lei vabbè sopporta anche il suo modo di essere fisicamente presente e mentalmente assente. Vediamo, vediamo un po'. Anche perché lui che cosa vuole fare con lei? Lui sta aspettando che qualcosa accada, proprio perché non sa come agire. Cioè, lui ti potrebbe dire ci penso mille volte, ma non trovo le parole. Ah, gliel'avrei già detto, ma in che modo glielo dico? E quindi c'è anche questo fattore qui. Ora, beh, riconciliazione, fedeltà. Al momento parlare di un eventuale interesse di lei per qualcun altro è un po' difficile effettivamente. Però se parliamo di riconciliazione e fedeltà è come dire, ok, abbiamo fatto pace, sono tornata fedele, allora non sono stata fedele e la domanda è, qui ci sono anche fuochi d'artificio, va bene? La domanda è, ma potrebbe esserci una ricaduta? Questa donna potrebbe interessarsi di nuovo di quell'uomo che fu o di un nuovo uomo? Sorpresa, all'improvviso, e solitudine, non è da escludersi. Certo, può accadere una cosa di inaspettato, e non solo una cosa inaspettata, una situazione appunto non prevista, preventivata, ma desiderata. La cosa bella è che qui c'è un bel 13 e abbiamo visto che il 13 nelle carte già voltate degli arcani morte dei vari mazzi è proprio quel momento di trasformazione, andando verso la solitudine, ciò che era coppia della riconciliazione, torna ad essere indipendenza. E mi consolo di quella sorpresa. Casa e mi consolo.
Questo piccolo salvadanaio, ciò che per me ha valore è salvo ed è salvo in una maniera strana, magari tempi lunghi, quindi ho impiegato troppo tempo, ho perso molto tempo che avrei potuto vivere con te, che stai ovviamente ascoltando, però poi alla fine è andata per come ho sperato, quindi va bene così, ho salvato capra e cavoli. Sì, non è da escludersi che possa accadere, però a questo punto, come tempistica, per curiosità. E qui ci sono molti rumori di fondo, ahimè, che vengono da fuori, da sopra, da sotto, fuochi d'artificio, tosse, di tutto. Bisogna avere pazienza. Come tempistica è plausibile che questa situazione si possa sbloccare, non so, da qui a fine anno 2024, e molto dipende anche da lui. Vedi? Assolutamente sì. Cioè, dipende da lui, solo che sinceramente l'eremita come tempistica più o meno è sempre un anno e mezzo. Cerchiamo di prendere per buono questo anno, immaginiamo che possa effettivamente sì, sbloccarsi nell'arco di un anno e non un anno e mezzo. Mettiamola così, da un anno a un anno e mezzo, partendo da ora, qualcosa di importante può accadere perché destinati, predestinati, perché in parallelo, perché ciò che è fermo deve rimettersi in movimento, l'appeso che diventa l'arcano stelle, perché siete comunque sotto un cielo che vi protegge, perché la creatività ci parla del creare, quindi se una cosa non è, potrà essere proprio perché è creata. L'eremita che sa aspettare è questa tua profonda capacità nonostante tutto, pur rimanendo in atteggiamento saggio e quindi non diventando né zerbino né dipendente affettiva, tu gli lasci una luce da seguire perché col lanternino nel buio della sua solitudine interiore, ecco, sei sempre un faro. E poi abbiamo detto, questo è nel pieno del panico, della confusione mentale, come un naufrago, sei di spade di prima e quindi un faro, anche se un po' indistinto in questa stessa confusione, in fondo lo attira, gli dà un po' di confusione. D'altronde, nella carta che abbiamo voltato prima, dove c'era lei con il capo scoperto e lui comunque il capo coperto, le braccia chiuse sul petto, il pugnale tra le mani, mentre intorno tutti acclamano, no? Quindi possono rendersi conto di quello che c'è fra queste due persone. Lui tenta di proteggersi con questi suoi atteggiamenti, un po' di freddezza. Non è mai una freddezza nei tuoi confronti, è una sorta di distanza che lui mette tra sé e il mondo intorno, perché quel mondo intorno è ciò che può portare notizia dall'altra parte all'altra parte, quindi è sì una situazione a volte anche di comodo e diventa una zona di comfort, però è anche una zona tossica nella quale il primo a subire le conseguenze negative è proprio lui, perché questo è un limite alla propria libertà personale, lì dove abbiamo capito che lui comunque vuole rimanere al tuo fianco, tant'è vero che il lasso di coppe che vi vede vincenti, vittoriosi, felici, andare nella stessa direzione dopo che tutto si è sbloccato, vi mette in parallelo con quei due delfini, come in parallelo va il contenuto delle anfore. L'anfora è il cuore, cioè i vostri sentimenti, anche quando apparentemente non si sovrappone nulla nel presente. Mi dispiace per questa ombra, davvero, mannaggia, devo trovare una soluzione, però i vostri sentimenti vanno come quei due delfini. Quindi sì, è plausibile che questa donna possa nutrire nuovamente interessi per un'altra persona, qualcosa succederà da qui a un anno e mezzo. Lui nei confronti di lei non è che farà grandi cose, proprio perché vuole comunque salvaguardare la sua immagine. Non vuole perdere assolutamente te. Che tipo di atteggiamento dovresti avere tu? E ora lo rivediamo con le carte per cercare di attirarlo. A parte che questa carta già ti dà un'informazione fondamentale per non perderlo, quindi per fare in modo che non si smarrisca, non si allontani da te e quantomeno possa rimanere a scorrere così in parallelo al tuo fianco. Una delle cose migliori da fare è avere questa fermezza qua, cioè rimanere saggiamente centrati in se stessi, tutelando la propria immagine, cercando di soffrire il meno possibile, non ossessionandosi, perché sennò per te diventa un'agonia, e allo stesso tempo rimanere lì con il lanternino e far capire: guarda che io ci sono, guarda che mi trovi e mi trovi sempre, perché anche se non dovesse durare come storia d'amore, mi troveresti per amore incondizionato. Guarda che io non ti sto mentendo, guarda che io ho una grande pazienza, guarda però che a un certo punto io sono un pellegrino, non potrò rimanere per sempre ferma, ma disposta ad accoglierti al mio fianco, perché l'eremita si può isolare da tutti, ma ogni tanto dalla vetta della montagna deve scendere a valle.
per le cose fondamentali per lui. Quindi tu sì, puoi anche posporre i tuoi interessi personali, no, alla sua immagine, cioè alla sua figura, alla sua persona, e quindi ti sacrifichi. In fondo l'eremita fa una vita abbastanza sacrificata per un bene superiore. E in questo caso tu puoi eleggere la vostra storia o la sua persona un bene superiore per te, però poi a un certo punto ci saranno quelli di beni fondamentali, i bisogni fondamentali che dovrai comunque in qualche modo, a cui dovrai dare risposta. Quindi tu sei lì pronta ad accoglierlo al tuo fianco. Ora vediamo se le carte ce lo confermano, ma lui deve anche compiere l'atto di volontà di volerti non seguire, di volersi affiancare. Il problema è che lui non è che non lo vuole fare, aspetta solo che questa cosa accada. Cioè, da qui un pochettino un furbetto, però non è un cattivo. Cioè, resta comunque in un limbo che gli fa ancora comodo, anche se poi abbiamo capito con il 5 di spade che il rischio grande è la disperazione, se dovesse mai rendersi conto di aver perso per sempre quell'unico treno, in realtà quella nave e quel mare, no? Che gli prospetta un futuro d'amore felice, se poi tu ti incammini da delfino da sola e lui non è al tuo fianco, lui se la potrà prendere solo con se stesso, non certo con te. Quindi tu lo puoi attendere fino a quando è possibile attenderlo. E non è per sempre, è per molto, ma non è per sempre. Quindi, qual è l'atteggiamento per te, il migliore atteggiamento da avere per farlo avvicinare a te? Vediamo un po'. Vedi, crederci sicuramente. In questo caso, vedi, l'imperatrice sta seminando per raccogliere poi i frutti. E quindi non smetti di lavorare questo terreno, di coltivare questo amore, di seminare con un atteggiamento di lungimiranza. Quello che non c'è nell'oggi arriverà domani. Hai tracciato sulla terra dei solchi, sono dei percorsi e sono paralleli. Tu semini, credi e coltivi in quella possibilità, anche lì dove spesso non ci si sovrappone e sembrano che la vita ci stia più separando che non avvicinando, in realtà di rimanere paralleli per andare verso che cosa? Quindi più che altro dovresti cercare di non smettere di dare linfa, energia, senza però esagerare, cioè tu devi stare bene per poterlo fare. Quindi prima l'amor proprio e poi l'amore verso di lui, senza chiudere i rubinetti di questo sentimento. Un solco seminato nel quale non passa acqua diventa poi un terreno arido e quel seme non darà mai frutto, neanche riuscirà a mettere radice. Eccoti qua. La tua terra, la terra che è il mondo, tu che sei avanti e indichi la direzione, nonostante evidenti ostacoli intorno a voi, tra cui il primo la sua preoccupazione di farsi terra bruciata intorno, anche tra le persone che conosce, perché quelle persone potrebbero puntargli il dito contro il varano di prima, che è il primo grande ostacolo. Dietro le spalle una situazione che non è assolutamente semplice, una dinamica karmica che ancora brucia, e questo mondo, per quanto può parlare di riuscita e vittoria, resta sempre una situazione sospesa, una situazione con poco spazio per muoversi, e sotto c'è tutto quel mare, quel sentimento che bisogna però riuscire anche a saper approcciare per non soccombere. Anche tanto amore alla fine può, no, avere la meglio su una persona se non impara questa persona a muoversi in quell'elemento. Cioè lui deve scendere dal piano, l'aria dei pensieri e delle preoccupazioni, al piano dell'acqua, quello dei sentimenti. D'altronde abbiamo le preoccupazioni rappresentate dalle carte di spade, tanto nel 6 di spade, nel 5 di spade, che al momento attuale le tante paranoie, e poi abbiamo anche la situazione invece futura come risoluzione, dove i delfini nuotano tranquillamente nell'acqua, però sanno anche cavarsela nell'aria, cioè è perfettamente la crasi fra le due realtà. Riuscire a far andare in parallelo come prima cosa i pensieri con i sentimenti e trasformarsi in quell'animale che ha la capacità di vivere in equilibrio fra i due mondi, il mondo, due mondi in questo caso, e al tuo fianco, dove però sei tu quella che può tracciare la strada. Ed ecco perché da imperatrice tu nel tuo mondo, sulla tua terra, stai creando dei solchi, però sono appunto solo un'indicazione di percorso, non glielo puoi imporre, ma resti lì ad accoglierlo come compagno di viaggio. Il viaggio prevede il movimento prevede il carro ferma un viaggio che non è partito, però tu lì dando credito,
No? Il grano che nasce, la grana, i soldi, ciò che ha valore, credito, sblocchi la macchina in panne. Cioè, tu sei fondamentale per lui. E sicuramente l'amore incondizionato che puoi provare, che ti rende più forte e non ti rende succube dei suoi problemi, alla fine è ciò che farà trionfare questa storia, se è giusto che trionfi. Vediamo un po'. Allora, eccoci qui di nuovo con la carta delle sue preoccupazioni relativamente al fatto di dover parlare, dire e non sapere cosa dire. Questa situazione quindi si sbloccherà nonostante questa sua incapacità di metterla in movimento adesso. E infatti il carro è fermo, non è in movimento. Si sblocca, ma si sblocca proprio perché qui abbiamo una donna e ti spiego perché una donna che ha una grande energia e questa energia che mette in atto la legge di attrazione attraverso una visualizzazione costante ed equilibrata. È la stessa che sta seminando, uno perché ciò che si sblocca parte da terra. Ma poi queste non sono tre persone diverse neanche qui, ma tre età della stessa persona. Semino per raccogliere. Quello che raccoglierò è un'energia molto forte. Questa energia molto forte, che cosa farà accadere tra di voi? Cioè il tuo pensiero così centrato e focalizzato, cosa farà accadere? La nostra papessa, la donna nell'ombra, che a un certo punto deciderà di non soffrire più, inizierà a togliere queste preoccupazioni dal proprio cuore, lascerà il rimarginare le eventuali ferite. E cosa farà? Gli volterà davvero le spalle? Lo inviterà al viaggio, carta del mondo in carta apertura mazzo. Quindi a un certo punto tu, in maniera molto chiara, gli farai capire che hai fatto di tutto e che ora o ti segue o tu comunque devi andare. Ed eccoci con la carta del carro ferma. Vediamo cosa sceglierà di fare. Le carte sono pazzesche e questa è risolutiva. Secondo me ti sceglie. Allora, due sono le risposte, perché poi le carte sono anche molto sibilline e simpatiche. Perché questa carta dice: guarda che se non ti sceglie non perdi nulla, perché tu hai scelto te stessa, l'amor proprio stai brindando a te. Perfetto, però è vero anche che se lui è la tua anima gemella e qui nello specchio c'è proprio l'immagine del tuo viso e quei due delfini in parallelo andavano nella stessa direzione dove c'è l'asso di coppe, in fondo è come se tu stessi brindando con la persona più simile a te che brinda con te. Quindi direi che è una risposta molto bella, pur rimanendo un po' aperta la situazione, cioè tu ne esci comunque vincente. Al che, per essere un pochettino così maliziosa, sempre per capire se è amor proprio o amore ricambiato, secondo me è amore ricambiato, anche perché alle spalle il nido, casa, la situazione fredda, le preoccupazioni, qui non c'è prole, non c'è niente, cioè questa è una storia che non porta da nessuna parte. Lui, secondo me, troverà modo e maniera poi di disfarsi di quelle preoccupazioni. Certo, sicuramente messo davvero alle strette a un certo punto. Ora, andiamo a vedere un'altra cosa. Come vive lui la lontananza quando c'è una situazione di lontananza? Vediamo un po' come la vive questa lontananza. Lui riflette su come annullare la lontananza portando soluzione al problema, ma rimane sempre lì a guardare e a non risolvere. Però perché? Visto che è la terza volta che viene questa carta. Allora, qui abbiamo un giornale degli annunci. Ok, ha cerchiato un annuncio, quindi c'è un contatto. Cerca questo contatto che sembra però non darsi. Allora, lui si incolpa, ecco, dell'incapacità di trovare la soluzione. Qui abbiamo questo varano che sbuffa fuoco dalle narici e ha intorno terra bruciata. Io, per la mia inabilità, mi sono fatto terra bruciata intorno e quando non sei vicino a me, a volte vorrei contattarti e non posso magari farlo perché ho paura che la distanza ti possa far allontanare di più. Magari riflettendo sul fatto che io non faccio nulla per avvicinarti, ma non è così. Comunque va ulteriormente in paranoia, ma non lo dà a vedere. Quindi, lui come la vive la distanza? Sempre così in tensione mentale ed emotiva? Allora, guarda,
Quando siete distanti, gli sale la paranoia del perderti, spera che tu abbia la forza di attenderlo, la volontà di attenderlo, non vede l'ora di rivederti e quelli sono i momenti in cui proprio il timore di averti delusa lo porta a immaginare contesti futuri dove lui finalmente può giungere per quel famoso brindisi che abbiamo visto nel Due di Coppe. Paradossalmente, però, è una cosa positiva perché in quei momenti, se riesce a rimanere costante, poi magari non lo fa tutto il tempo, lui ha una visualizzazione che per legge di attrazione porta a uno scenario futuro bello per tutte e due, vi porta indietro, in base alla richiesta di questa visualizzazione, la soluzione a tutti i problemi. Quindi lui vorrebbe non deluderti. Lui a volte ha paura che quello che ti dà, ti potrà dare, non ti soddisferà. E quindi è in paranoia, ma cerca di esorcizzare la paranoia sperando che il tempo e la distanza passino subito. E quindi poi che succede? Se la distanza è eccessiva, trova modo e maniera comunque di farsi sentire, anche un gesto piccolo, anche una comunicazione indiretta. Comunque lui la distanza cerca sempre di superarla e a volte, ripeto, quando è più lunga del solito, cerca di non pensarci. Perché ha timore proprio di questo, che la distanza possa portare te a prendere la decisione di andare oltre. Di questo ha paura, che tu ti possa allontanare. Che poi comunque nell'otto di coppe il personaggio con il bastone richiama tantissimo l'immagine dell'eremita, che abbiamo anche visto essere la carta delle tempistiche di questi cambiamenti e del fatto che prima o poi l'eremita, per quanto possa per sua natura sapere attendere, prima o poi deve rimettersi in movimento. Wow, che stesura particolare. Aspetto riscontro. Un bacio. Ciao.